Charlotte con bavarese alla vaniglia e bavarese al cioccolato, dal nome Magia di Carnevale, Francesca Tinti, farmacista di Pesaro, si è conquistata l'accesso alle semifinali di Chef in the City Cake Edition, la gara di pasticceria amatoriale della provincia di Pesaro e Urbino. Il format, studiato dall'agenzia Fanese Comunica, vede appassionati di cucina, in questo caso di pasticceria, sfidarsi in gare ad eliminazione diretta sotto giudizio di professionisti del settore ed anche di una giuria popolare. Oggi siamo arrivati all'ultimo quarto di finale, poi ci saranno semifinali e finalissima, anche quest'anno grande partecipazione sia di pubblico e anche di concorrenti, perché ne abbiamo avuti veramente tanti iscritti. Da dove arrivano questi concorrenti? Perché sappiamo che è una gara di tutta la provincia. È una gara, esatto, a livello provinciale. Quest'anno per la prima volta abbiamo veramente il 90% degli iscritti che non sono fanesi, arrivano da Castelleone di Suasa, da Pergola, da Barchi, da Pesaro, insomma veramente da ogni città della provincia di Pesaro Urbino. Come Comunica state portando avanti questo format da diversi anni, ricordiamo il perché lo avete creato. Sì, l'obiettivo non è solamente quello di andare incontro alle esigenze dei locali nei giorni di minore incasso, quindi le giornate che vanno dal lunedì al giovedì, ma è anche quello di valorizzare le professionalità del nostro territorio ed anche i prodotti tipici, quindi sia nella edizione per i ristoranti, quella della pasticceria, prodotti locali, produttori locali e forza lavoro locale. A sfidarsi al Bonbon di Fano giovedì 4 febbraio sono state Francesca Tinti e Loretta Mezzolani. Loretta, partiamo dal dolce che presenterai questa sera. Che tipo di dolce è? Qual è il nome? È una torta allo zabaione, semplicemente torta zabaione l'ho chiamata. E da cosa è composta? È composta da un pralinato al primo strato, poi c'è una crema alla ricotta, poi c'è un pan di spagna e una crema zabaione, un altro pan di spagna e la panna che decora il tutto. Perché hai deciso di partecipare a questa sfida? È mio marito che mi ha iscritto, che sa che è la mia passione, e mi ha detto prova, e io ho provato. E da dove vieni invece, ricordiamolo, e anche che mestiere fai? Io vengo da Colbordolo, e lavoro in un'azienda metalmeccanica e la mia passione, ecco, faccio i dolci. Ho iniziato il compleanno di mio figlio, il primo compleanno, a fare la torta e poi da lì via. Partiamo dal dolce che presenti questa sera, che tipo di dolce è? Allora, l'ho chiamato Magia di Carnevale perché comunque siamo nel periodo adatto ed è una charlotte, ed è dove io ho fatto anche i savoiardi, e dentro ha una bavarese al cioccolato, un croccante alle nocciole, una bavarese alla vaniglia e sopra una gelatina di lamponi. Perché hai deciso di partecipare? Da dove arriva questa passione per la cucina e soprattutto per i dolci? Arriva da lontano, perché ho sempre avuto la passione della cucina grazie alla mamma e alla nonna, che hanno sempre cucinato, quindi sono sempre stata in cucina con loro. Dopodiché ho sviluppato più la passione per tutto ciò che è dolce, quindi ho deciso di partecipare e mi sono messa alla prova. Ricordiamo anche di dove sei e che mestiere fai invece nella vita di tutti i giorni. Sì, io sono di Pesaro e faccio la farmacista. Le sfide proseguiranno ora con le semifinali in una gara in cui verrà decretato il migliore pasticcere amatoriale della provincia di Pesaro Urbino. Unico comune denominatore, in questo caso, è l'amore per la pasticceria.